dopo la morte di Carlo Magno, avvenuta nell'814, gli successe l'unico figlio, Ludovico il Pio. Il Pio era chiamato così per la sua religiosità. Ludovico voleva mantenere l'unità dell'impero e per questo riservò al primogenito Lotario il titolo imperiale, ma nello stesso tempo seguì l'antica tradizione franca, secondo la quale il regno era una proprietà personale dei re e alla loro morte veniva spartito tra i figli maschi. E Ludovico ne aveva 4, 3 dalla prima moglie e 1 da un'altra moglie. Questa situazione fu la causa di un lungo periodo di lotte, durante quale gli eredi si scontrarono ripetutamente proprio per ottenere l'eredità. Dopo la morte di uno dei fratelli e dello stesso Ludovico, i principi in lotta giunsero ad un accordo nell'843, quando firmarono il Trattato di Verdun, che è una località della Francia, e suddivisero l'impero in 3 regni. Carlo il Calvo ebbe la Francia occidentale, Ludovico, detto il Germanico, ebbe la parte orientale, mentre Lotario, che era il primogenito, ottenne il titolo imperiale e la parte centrale che comprendeva Aquisgrana e Roma. L'unità dell'impero fu ricostruita per l'ultima volta da Carlo il Grasso, che divenne imperatore nell'881 ed ereditò tutti i territori che erano stati di Carlo Magno, ma il suo regno durò pochissimo. Dopo di lui l'impero si spezzò in modo definitivo in diversi regni, fra cui Italia, Francia e Germania. Alla morte di Carlo Magno l'impero praticamente si disgrega e si impone un sistema politico, economico e sociale di tipo feudale, quello che si chiama appunto feudalesimo. Praticamente abbiamo una società gerarchica, abbiamo in alto il re, il quale affida dei territori ai vassalli, i quali affidano i loro territori ai valvassori, i quali affidano i territori che appunto gli sono stati affidati a dei valvassini. In poche parole, ciascuno di essi otteneva protezione e fedeltà in cambio della loro obbedienza e fedeltà. Quindi abbiamo il sovrano che affida la gestione dei territori ai vassalli, i quali affidano la gestione dei loro territori ai vassalli minori, i quali a loro volta affidano il lavoro delle loro terre a uomini liberi, ai servi della gleba e agli schiavi. In questo periodo il potere del re si stava sempre più indebolendo e non riuscivano a imporre la loro autorità, e i conti, i marchesi, i vescovi, gli abati riuscivano a ottenere sempre più autonomia, riuscivano praticamente a governare vasti territori senza rendere conto a nessuno del proprio operato, e quindi si scontravano fra di loro in continue lotte, cercando di ingrandirsi l'uno ai danni dell'altro. Ed è proprio in questo momento che iniziano ad essere costruiti castelli, che i potenti quindi si costruivano per difendersi dai signori vicini. In questo periodo si ha il fenomeno dell'incastellamento, un fenomeno che si verifica tra il IX e il X secolo. Inizialmente si trattava di castelli fortificati in legno, successivamente in pietra. Le parti che formavano un castello erano il mastico, che è una torre massiccia ben fortificata, qui risiede il signore e qui in caso di assedio si svolge l'ultima resistenza. Poi abbiamo le feritoie. Queste permettono di poter colpire il nemico rimanendo protetti. Poi abbiamo i fossati riempiti d'acqua. Abbiamo il cammino di ronda che corre lungo tutto il perimetro delle mura
e qui serve in sostanza a sorvegliare casomai da lontananza il nemico che avanza. Infine abbiamo i merli, che servono a proteggere le guardie dagli attacchi nemici. La vita però non era esclusivamente all'interno del castello. Fuori dal castello c'erano ad esempio gli spazi in cui si svolgeva lo spettacolo della guerra. Attorno ai castelli quindi si radunavano periodicamente numerosi cavalieri che davano vita a giochi e spettacoli, chiamate giostre e tornei. Inoltre c'erano piccoli mercati e anche le case dei contadini. I contadini in caso di pericolo entravano in castello. In lontananza dal castello c'erano alcuni piccoli villaggi.